Analisi della CNA sull'andamento e lo stato delle piccole imprese alla luce dell'emergenza sanitaria. Fortunatamente, Presidente, ci sono state poche chiusure in questo periodo difficile a livello nazionale, però l'export è andato letteralmente a picco. Sì, noi ci siamo trovati, diciamo, come tutti gli altri, adesso questa pandemia all'improvviso e non sapevamo come agire. Le imprese hanno resistito perché sono state meno chiusure, sia perché ci sono stati provvedimenti del governo che hanno aiutato e che hanno infuso un po' di ottimismo, anche perché credo che c'è molto coraggio da parte dell'impresa e c'è una grossa determinazione a portare avanti questo lavoro svolto, e si pensa e si crede in una possibile ripresa, e noi siamo ottimisti perché crediamo che con il nostro lavoro, con le nostre capacità, con la flessibilità che abbiamo di crearci nuovi mercati, sicuramente riusciremo a venire fuori da questa crisi. Per quanto riguarda invece il crollo dell'export, diciamo che l'export specialmente è legato totalmente alle questioni al mondo dell'autotrasporto, con la chiusura di così tanto tempo, un mese e mezzo, si sono prodotti questi risultati. Sicuramente in breve tempo saranno recuperati. Ci preoccupa in verità quello che sarà il futuro, nel senso, una volta che l'autunno ci preoccupa tantissimo, quando verranno a meno, diciamo, quando si dovrà tornare a pagare le imposte, quando cominceremo a pagare di nuovo i mutui, e là bisogna stare attenti a creare delle condizioni buone affinché questo coraggio mostrato dalle imprese e questo ottimismo venga veramente supportato.